Allora, so chi è. Bene, allora chi è che sta salendo? All'Asia? Salta Martini. Prego. Allora ci siamo. Salta Martini ha votato, da qua non la vedo. Sì. Costellato. Chi altro? Ha votato. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 120, contrari 284, la Camera respinge. Siamo agli emendamenti identici 14.5, 14.6, 14.7, 14.8. Pareri contrari di Commissione e Governo, favorevoli dei tre relatori di minoranza. Deputato Crippa. Sì. Favorevole Marzana. Deputata Marzana. Grazie Presidente. Per commentare l'ingrata misura contenuta in questo articolo occorre fare delle premesse. Mancano 70.000 cattedre alle appello affinché sia costituito un vero organico aggiuntivo. In 13 anni è stato bandito un solo concorso per l'immissione in ruolo. C'è una discrepanza tra posti disponibili e profili dei docenti inseriti nelle GAE. È arrivata una condanna all'Italia da parte della Corte di Giustizia europea a causa dell'abuso della contrattazione a termine. Con questo piano di assunzione si compie una discriminazione nell'ambito della stessa categoria per una mera contingenza storica, cioè la chiusura delle GAE che ha escluso gli abilitati dopo il 2006. E questo governo che cosa fa? Come risponde? Impedisce di lavorare ai docenti che hanno effettuato 36 mesi di servizio, creando una nuova categoria di esodati, giovani docenti sfruttati dal Ministero e buttati via con un'interpretazione distorta e sciagurata della sentenza.